Chiaramente sono molto fiera di questo lavoro, è un lavoro che sta dando ottimi risultati su molti fronti, molti altri e molte altre intese verranno firmate. Nelle prossime settimane saranno presenti qui in Tunisia anche il ministro della difesa Guido Crosetto, il ministro della cultura Gennaro San Giuliano, il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, quindi c'è una presenza costante del governo italiano e chiaramente questa cooperazione porta molti risultati. Penso ad esempio al tema della gestione della migrazione, sul quale ovviamente voglio ancora una volta ringraziare le autorità tunisine, il presidente Saied, per un lavoro che insieme portiamo avanti e cerchiamo di portare avanti contro i trafficanti di esseri umani. Chiaramente noi sappiamo che la Tunisia non può diventare il paese di arrivo dei migranti che arrivano dal resto d'Europa. Su questo va sicuramente rafforzata la cooperazione, vogliamo coinvolgere le organizzazioni internazionali, lavorare sui rimpatri, ma è fondamentale che insieme lavoriamo per continuare a combattere gli schiavisti del terzo millennio, le organizzazioni della mafia che pensano di poter sfruttare legittime aspirazioni di chi vorrebbe una vita migliore per fare soldi facili.